Ecco fatto. Tieni. Allaccialo bene. Eri giovane, Massimo, intelligente, generoso, entusiasta di questa vita che tu hai voluto vivere coraggiosamente sfidandola con la gioia e l'allegria della tua giovinezza. Al dolore immenso dei tuoi genitori, della tua famiglia, si unisce in questo momento e per sempre quello inconsolabile della donna che doveva diventare la tua compagna di vita, Stella. La donna che tu amavi e che ti amava e che continuerà a farti vivere nel suo cuore. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, risplenda su di lui la luce eterna e riposi in pace. Mi dispiace, devo andare. Ti pesa proprio tanto restare una notte in casa? È tardi e domattina devo alzarmi all'alba. Non ti preoccupare, papà, sto bene. Potremmo pranzare insieme domani. Ci sentiamo. Lasciati andare, Stella. Non hai pianto, non hai detto neanche una parola. E cosa avrebbe dovuto dire? Vattene, lasciaci in pace, Rodolfo. Devi sempre dire la tua, vero, mamma? Grazie, papà, per essere venuto. Massimo ti era molto affezionato. E io a lui, anche se ne ero un po' geloso. Buonanotte. Ciao. Ciao. Scusami. Sua camomilla, signorina. Grazie. Maggi, quanti anni hai? 24. E sei sposata? No, signorina. Hai qualcuno, un fidanzato? Lui ha lasciato me, lui è andato via. Allora ha deciso di andare via anche. Tutti va via da Capoverde. Gente muore per fame e sete in mia isola. Devi sentirti molto sola qui. Ho provato. Che ne dici di Cortina? Ti andrebbe? Le piste sono ancora aperte. Ieri è anche nevicato. E tua cugina dovrebbe essere in villa. E se poi ci annoiamo, andiamo a fare un bel viaggetto da qualche altra parte. Magari una bella crociera. Ti dispiace se ne parliamo domani, mamma. Ora ho sonno. Oh, non puoi restartene qui da sola. Sei distrutta, tesoro. Ti prego, smettila, mamma. Sono solo stanca, niente di più. Non intendo andare a Cortina né da nessun'altra parte. E dillo anche a papà se ti capita di sentirlo. Voglio stare sola. Ma perché? Non posso fare proprio niente per te. Se non riusciamo ad essere vicine in momenti come questo, allora... Scusami. Non lo so neanch'io che cosa voglio fare. Per ora so soltanto che deve succedere qualche disgrazia per riuscire a vedervi insieme, te e papà. Ma sai quando abbiamo cenato tutti e tre l'ultima volta? Quando mi sono rotta la gamba. Anzi, no, scusa, mi correggo. Quando è morta la nonna. Ma tuo padre e io viviamo separati da tanti anni ormai, e quindi sì, è logico. Sì, certo, che... mamma, è logico che ognuno di noi pensi a vivere la sua vita. Devi stare tranquilla. Sei stata un'ottima madre, e lo dico sul serio.
Anche se da piccola ti vedevo ben poco, tu sei sempre stata un'ottima madre. Mi hai dato tutto, mi hai viziata, ho avuto le migliori governanti. Sì, forse mi è mancato un po' del tuo amore. Ma in fondo siamo andate abbastanza d'accordo noi due, senza darci troppo fastidio. Riuscirò a superare anche questa. Vedrai. Signorina Stella, c'è telegramma per lei. Grazie. È di Giorgio, dall'India. Stella. Ciao. Ciao. Vieni qua. Ero sicura. Sicura di che? Che avevo bisogno di te. Vuoi provare l'altra spalla? È a tua disposizione. Grazie. Andiamo. L'ho detto anche a tuo padre che hai fatto bene a venire. L'India è il posto giusto per te. Qui c'è tutto: calma, confusione, divertimento, solitudine. E ci sei tu? Uno dei tre inseparabili. Già, i tre inseparabili. Lo eravate solo voi due, tu e Massimo. Io era come se non ci fossi. Ah, questo non è vero. Volevo raggiungerti non appena ho saputo, ma ora devi dimenticare, Stella. Lui ti amava per la tua forza, per la tua gioia di vivere. Lo so. Forse mi riprenderò un po' alla volta. Ma ce la farò. Se tu mi aiuterai. D'accordo. Al tempo della dominazione inglese questo era il palazzo del governatore. Ora è un museo. La chiamavano la città rosa. Questo è il palazzo del vento. Da tutte quelle finestre le mogli del Maharaja potevano guardare fuori senza essere viste. E quanti secoli fa succedeva? Sono passati solo 50 anni. Da parte c'è la Matunga, il quartiere più miserabile della città. Ma non è questa l'India che devi vedere. Ma come sono carine. Ciao, piccolina. Che begli occhioni che hai. Giorgio, mi dai qualche rupia, per favore? Adesso vi faccio un bel regalo. Tieni. Grazie. Tieni. Non è solo per te, eh? Ciao. Bye bye. Ciao.
Questo è l'albergo. Fino a pochi anni fa era la reggia di un maresciallo. Grazie. Bello, eh? Bellissimo. Mi piace molto. È questa la vera India. Però non è come me l'avevi descritta al telefono. Hai sempre solo parlato del caldo, dell'umidità, delle zanzare. Ma quello è un altro aspetto dell'India. L'India che voglio che tu conosca è quella della favola, della leggenda, del mistero. Comunque tu sei qui da molto tempo. Per quale motivo non hai voluto conoscerlo a fondo, questo paese? Senti, se devo dirti la verità, non mi hanno mai interessato gli usi e i costumi di questa gente. Ah, no? No, sono qui perché mi ha mandato tuo padre, perché sono il socio più giovane. Quello che deve viaggiare, darsi da fare, ottenere commesse. E quanti ponti sei riuscito a costruire? Ponti e strade. Chilometri e chilometri di strade. Stella, sei sempre più bella ogni volta che ti vedo. L'affetto che avevo per te non è cambiato. Mi credi? No, sono appena arrivata. Sì, sì, mamma, è venuto a prendermi all'aeroporto. Sì, sta bene. L'albergo è meraviglioso. Sì. Glielo dirò. D'accordo. Dai un bacio a papà quando lo vedi. Va bene. Ciao. May I come in, madam? Yes. Thank you. Welcome. Ci vediamo per cena. Benvenuta in India, Giorgio. Subhanallah, dekhiye kitna khoobsurat ladki hai. È l'eterno desiderio dell'animo umano.